Riccardo Cristiano, questa volta in una location molto particolare, perché oggi vabbè, è registrata, va bene, diciamo, va in onda domani, cioè sabato, però in realtà questa la registriamo durante la presentazione del libro di Antonio Saffioti, il nuovo libro Respirare, proprio qui da Lamezia, dalla curia, giusto, dal seminario, ok. In mia compagnia, questa volta, oltre ad Antonio Saffioti, c'è anche Salvatore Delia, che è coautore del libro proprio Respirare, insieme ad Antonio Saffioti, che è qui alla mia destra. Buonasera. Salutiamo. Buonasera. Ecco, benissimo. E poi mi dica Antonio. Buonasera. Eccoci qua. Quindi questa volta parleremo non soltanto delle varie, insomma, problematiche, dei vari, insomma, momenti che ci siamo ritagliati con Antonio in Chi ci capisce non è bravo, ma vogliamo affrontare quello che è stata, insieme ai due autori, la nascita, il parto di questo libro, di questo, diciamo, Respirare, che è appunto la tracheotomia, scelta e sfida per una vita indipendente di Antonio Saffioti, che però è stato scritto a quattro mani insieme a Salvatore. Questa volta io ti mollo, nel senso faccio parlare prima a Salvatore e gli domando proprio cos'è stato per lui scrivere insieme ad Antonio questo libro, le emozioni che ti ha dato scrivere questo libro. Innanzitutto grazie per questo spazio che ci concedi, Riccardo, e soprattutto grazie per il tuo impegno che attraverso Liberi TV manifesti, in particolare su questo tema che sono i diritti delle persone con disabilità, in generale sul fronte dell'inclusione sociale. Scrivere un libro insieme ad Antonio è stata una faticaccia, ovviamente scherziamo. È un processo abbastanza complesso, abbastanza lungo. I primi colloqui si sono svolti all'inizio dell'estate alla fine dell'estate del 2018, i primi giorni di settembre. Antonio mi dice: Salvatore, vieni a casa che ti voglio raccontare un po' quelli che sono stati i particolari di Messina, dove lui si era ricoverato a giugno, e dell'operazione. In realtà c'era un tranello. Ecco. E abbiamo iniziato a scrivere, e in realtà l'intenzione iniziale era quella di fare dei mini focus sulle varie tappe dell'intervento, che poi si è concretizzata appunto nella tracheotomia, e poi è nato un libro che è ho avuto modo di scrivere nella prefazione, è un percorso interiore prima ancora che medico, perché ripercorre non solo quelle che sono state le fasi mediche che hanno portato poi Antonio a questa scelta, ma soprattutto il percorso interiore suo e della sua famiglia, perché davvero è stato un ragionamento complesso in cui vari aspetti si sono messi insieme, l'emotività con la razionalità, il pragmatismo con l'istinto, no? È una serie di fattori che hanno portato Antonio a scegliere tra la PEG, che spieghiamo è l'alimentazione percutanea, quindi una sonda tramite lo stomaco che consente alla persona di alimentarsi, e la tracheotomia. Lui ha scelto di sottoporsi a questo intervento per respirare, quindi per vivere. Un percorso interiore davvero in cui possiamo ritrovarci tutti e che siamo invitati a fare, ciascuno di noi è chiamato a fare, anche rispetto alle piccole e grandi scelte della vita di ogni giorno. Io vorrei anche dire un'altra cosa, vorrei sottolineare il fatto che questo è il secondo libro di Antonio, forse Antonio ci ha preso anche gusto a raccontare la sua vita, la sua storia, che poi non è soltanto per lui questo esercizio di stile che lui sta facendo, ma è per tutti quelli che, almeno questa è la mia sensazione che mi hai dato in tutte le puntate, nelle nostre chiacchierate, di voler dire agli altri che sei una persona normalissima, ce la puoi fare, ce l'hai sempre voluta fare,
anche per una cosa banalissima, ma lo ricordo come se fosse ieri, mi hai detto: io l'ho fatto anche per mangiare, per il gusto di mangiare, perché non volevo rinunciare a mangiare. Quindi molte volte cose essenziali che servono a vivere, come respirare, però si possono anche diciamo traslare nella vita di tutti i giorni, come mangiare semplicemente, non so, una pizza, o mangiare le cose buone che cucina tua mamma. Sappiamo che tua mamma e tuo papà cucinano e sono molto bravi, quindi io a questo punto vorrei chiedere a te: per te cos'è stato non scrivere il libro, ma affrontare la tracheotomia e quindi una scelta di rinascita, perché è una rinascita? Allora, chi leggerà il libro può pensare che la tracheotomia sia una passeggiata, ma in realtà non lo è, perché è complicato sia il primo, quindi prepararsi all'idea di cambiare volo, di respirare, sia dopo. È faticosa la riabilitazione per tornare a parlare, soprattutto per tornare a mangiare, perché non è scontato dopo la tracheotomia riuscire ad alimentarsi normalmente, perché nei vari protocolli medici di solito dopo la tracheotomia viene necessariamente l'alimentazione assistita. E quindi io, quando ho scelto la tracheotomia, non sapevo se sarei potuto tornare ad alimentarmi normalmente. E nessuno dei medici me lo garantiva al 100%. Però per fortuna è andata bene la tracheo e poi pure la riabilitazione. Alimentare, quindi ho tornato. Sono tornato ad alimentarmi normalmente, più in sicurezza di prima, perché adesso il cibo non può più andarmi di traverso come succedeva prima. Ritornando al percorso di scrittura del libro, devo dire che all'inizio è iniziato con molto entusiasmo la cosa, soprattutto nel mese di settembre e Salvatore, malgrado la difficoltà, siamo pure divertiti a scrivere questo libro. Però vi confido che tra ottobre, novembre e dicembre io ho avuto purtroppo una sorta di blackout psicologico e di blackout nella scrittura, quindi nell'ispirazione, perché ho avuto un po' di depressione che però ho superato grazie al mio psicologo Lametino. In quel periodo devo dire che io sono riuscito a mascherare in più questa situazione, però con la scrittura del libro mi ero proprio impantanato nello scrivere le parti che volevo scrivere io, perché le parti scritte da Salvatore erano già state scritte. E devo dire che pure a dicembre ho avuto delle serie difficoltà a voler proseguire la scrittura del libro, però poi a dicembre c'è stato un evento che ho organizzato in biblioteca insieme a Salvatore e a Rocco Mangianti, in cui mi ha raccontato la mia storia e quella di Rocco. In quell'occasione ho ritrovato la spinta e la vena creativa per continuare il libro, e poi da lì non ci siamo più fermati. Fino ad oggi.
Adesso ti faccio una domanda che mi è venuta in mente, no? Questo vale un po' per tutti. Tu dici: io non sono una persona speciale, non faccio cose speciali, faccio cose magari ordinarie, però le faccio mettendoci me stesso. Tu però adesso hai raccontato che hai passato un periodo di depressione, come lo possono passare molti, e hai avuto bisogno magari di confrontarti con un'altra persona che è Rocco Mangiardi. Quindi anche tu hai preso ispirazione magari dalle sofferenze di un altro, dalla vita di un altro. Cosa puoi dire tu, Antonio Soffioti, a un'altra persona disabile o non disabile che magari si trova in un momento di depressione e non sa come uscirne fuori? Cosa gli puoi consigliare? Quello di confrontarsi con chi? Come hai detto tu, nessuno è speciale, è un eroe, è un supereroe. La cosa importante in queste situazioni, io mi ci sono trovato due volte in situazione di depressione, anche si è considerato dagli altri una persona che mai può andare in depressione, ma la depressione è dietro l'angolo, per tutta la persona, anche per le persone importanti o che hanno successo nella vita. L'importante è quello di affidarsi alle altre persone e rifugiarsi pure nelle altre persone. Come altre persone intendo sia la famiglia, per chi ce l'ha, ma anche gli amici, la famiglia allargata, e poi affidarsi agli specialisti in materia di psicologia. Allora, io devo dire che da quando ho scoperto di avere la distrofia fino a quando ho smesso di... mi sono laureato nel 2012 e avevo in testa l'idea che chi ha la depressione deve essere psicologo di se stesso, ma invece quando ho iniziato ad avere dei problemi di salute più seri di prima, ho capito che non è vera questa teoria. Affermazione teoria. Poi, parlando con la mia psicologa del Nero, Stefania La Foresta, che oggi sarà ospite della presentazione, parlando con lei, ho capito che mi sbagliavo su questa cosa, perché quando ti trovi con delle montagne da scavare più grandi di te, arriva al punto che da solo non ce la puoi fare, quindi ti devi affidare agli specialisti e, perché no, pure ad un amico, ad un'amica, ad un familiare, importante, e non tenersi tutto il peso dentro, ma farlo esplodere. Io poi un'altra cosa che mi aiuta, che può aiutare, sono pure i social, ma usati con la testa, sono bene per raccontarsi, per sfogarsi in modo sano, possono pure aiutare a non essere soli. Un'altra domanda invece che la vorrei fare a Salvatore è questo: tu conosci adesso Antonio da anni, quindi non c'è soltanto un rapporto basato, diciamo, su una collaborazione nello scrivere un libro. Una cosa che ha detto Antonio poco fa: l'importante sono gli amici. Quanto conta per te l'amicizia, anche nei difetti che può avere Antonio? Perché Antonio, essendo come gli altri, ci avrà anche dei difetti. Io vorrei che mi raccontassi un pregio di Antonio e un difetto di Antonio, sinceramente, anche se lui è più vicino a noi. Poi io faccio lo stesso. Ovviamente tu farai lo stesso, io voglio un pregio e un difetto di Antonio. Allora, il pregio è... Io poi in genere, sicuramente Antonio... parliamo di vita indipendente, quindi ha una sua autonomia,
Però io quando penso ad Antonio Saffiotti non posso pensarlo in maniera completamente staccata dalla sua famiglia, perché come scrivo anche nel libro sono uno per tutti, tutti per uno. Quindi Certo. io quando parlo di Antonio Saffiotti parlo di Antonio dei Di Saffiotis. Saffiotis. È vero. Il pregio è questo, la capacità di passare dalle parole ai fatti. Loro non fanno parole, fanno fatti. Quando Verissimo. parlano di vita buona, di vita indipendente, di diritti, di solidarietà, di amicizia, loro lo dimostrano con gli atti concreti. Aiutati che Dio ti aiuta, loro lo fanno proprio in un atto quotidiano, cioè non aspettano che arrivi dal cielo, ma sono loro che diciamo fanno opere quotidiane In di. un mondo, in una realtà quotidiana fatta di tante parole, chiacchiere, loro fanno i fatti. Ed è questo che riconosco loro. Questo è, secondo me, il pregio principale, al di là dell'eroismo, perché le stesse categorie di eroi speciali poi si devono concretizzare nei fatti, altrimenti con le etichette siamo tutti bravi. Difetto, la faccio facile, i tempi e la sintesi. Non ne ha, è prolisso, è iperboico. Questo lo sappiamo, è vero. Però cioè, l'ho proprio dovuto trovare, che ho fatto una dura ricerca per poter trovare un difetto. E il primo, quello banale, ecco, che poi non è neppure un difetto, ecco. Non si ferma mai, è uno che parla tantissimo, ha tanto da dire, effettivamente uno dice, ma come fa a far uscire tutte quelle parole? Cioè, con tutto che tu teoricamente dovresti avere un limite, non ne hai limiti, parli più, è anche meglio di gente che invece teoricamente limiti non Però ne c'è il pregio, che è quello che ho detto prima, che copre ogni difetto e ogni possibile, come dire, imperfezione. Cercano insomma i Saffioti in Il generale. pragmatismo dei Il Saffiotis. pragmatismo dei Saffioti. Sì, adesso però dobbiamo chiedere ad Antonio qual è secondo te un pregio, un difetto di Salvatore, visto Allora, che. Dai. i pregi di Salvatore non si contano, fare. L'elenco è impossibile, quindi ci rinuncio, perché sarei troppo prolisso. Santo subito. Dai. Santo subito. Per quanto riguarda i difetti, ne ha uno grosso, che è quello che mangia molto poco. Ah, mangiamo tu. Sì, rispetto. Quello che Poi mangi tu. Vabbè, rispetto a me c'è un abisso. lui è molto più magro di te, non vorrei dire. Lui poi so che corre la mattina, mi è giunta voce che tu la mattina presto vai a Corre correre. Aspetto che mettiamo in evidenza anche nel libro, Sì, perché lo sì, sì. leggerà. C'è anche questo aspetto. Allora, dai, non dobbiamo, diciamo, divulgare aspetti del libro che anzi noi spingiamo le persone a comprare perché, diciamolo, l'intero, diciamo, ricavato del libro andrà a chi? Vogliamo Al dirlo? centro clinico Nemosud di Messina, che cura le malattie neuromuscolari. Faccio un po' un elenco di patologie che cura, cioè le distrofie muscolari, perché le distrofie muscolari sono molte. Poi, cosa importante, la SLA, che è una delle malattie purtroppo più brutte che ci sono in circolazione, e poi tutte l'ESMA ed altre malattie genetiche, soprattutto le malattie progressive, e curano queste malattie con un approccio multidisciplinare. Quindi ci sono vari specialisti che si occupano di varie sfaccettature della cura di queste malattie. In più, una cosa che voglio sottolineare, che da 2 anni a questa parte al centro si stanno sperimentando alcuni farmaci per la cura dell'asma. Quindi, nei miei ultimi ricoveri, ho incontrato molti bambini che ogni 4 mesi si recano per 3 giorni di Annemo, e gli viene iniettato questo farmaco, che riesce a rallentare questo tipo di patologie. Ci auguriamo che in futuro si possa applicare un farmaco analogo anche alle distrofie muscolari, perché nel mio caso ormai non si può rallentare, però per i bambini è una cosa importante pure,
camminare un anno in più è una grande cosa. Quindi, comunque bisogna confidare nei progressi della scienza, della tecnologia, e quindi acquistare questo libro significa proprio questo, significa sostenere la ricerca, sostenere le persone che come te, le famiglie, lo diceva prima Salvatore. Sono le famiglie, sì. Perché le famiglie ci sono. I centri NEMO sono nati anche su iniziativa di alcuni familiari lungimiranti. Ebbene, allora noi adesso concludiamo questa puntata speciale di Chi ci capisce nel 2 è bravo. Invitiamo gli amici web ascoltatori ad acquistare il libro Respirare di Antonio Saffioti e Salvatore D'Elia, ma vi chiediamo anche se volete di invitarli, perché loro vanno in giro. Antonio va in giro sicuro, è uno che non si ferma e non si muove. Salvatore anche, Salvatore. Quindi chiunque volesse, non lo so, invitarli in qualche comune, associazione, parrocchia, loro sono pronti ad andare in giro a raccontare questa nuova storia, che è quella di Antonio, Respirare, e di dare speranza a tutte le persone acquistando questo bellissimo libro, che vi consiglio perché non è soltanto una storia in sé, ma è una storia di speranza. E io faccio mie le parole di Salvatore ed Elia, che dice: la famiglia Saffioti passa dalle parole ai fatti, nella vita quotidiana di ogni giorno, non con cose eclatanti, non con gesti eroici, ma con piccoli gesti quotidiani riesce a migliorare la vita di Antonio, ma anche la vita di altri. Allora, io voglio salutare tutti voi e invitarvi ad acquistare il libro, che su tutte le piattaforme online. E poi voglio dire una frase sulla mia famiglia. La mia famiglia è una famiglia ordinaria che vive nella straordinarietà di Dio. Quindi questa è la frase descrittiva di me e della mia famiglia. Bene, penso che sia stato detto tutto. Io ringrazio di nuovo Salvatore D'Elia e Antonio Saffioti. Alla prossima, seguiteci e soprattutto acquistate il libro Respirare.